creando una situazione di appesantimento e di depauperamento delle risorse disponibili spaventose. E su questo vi è grave quindi una possibilità di dispiegare una politica di intervento più vicina all'attesa della cittadinanza, perché molto spesso ci ritroviamo in difficoltà di cassa. Russo che è più bravo di me, Chiariello che è più bravo di me, e lo siete certamente dal punto di vista amministrativo, sanno bene, assieme all'avvocato Pastena, all'avvocato Perrò, che cosa significa questo. Significa che a un certo punto noi siamo, tra virgolette, condannati a una gestione dell'esistente che ci dà sempre meno. Rispetto a questo dato, quindi, la cosa che noi viviamo, e viviamo in termini drammatici, è la visione etica del problema. Cioè qui nessuno parte dalla certezza della situazione reale e ciascuno si immagina una situazione per cantare il ritornello della canzone che intende cantare. Ma se noi conveniamo che vi è stato e vi è nei fatti una pratica impossibilità di un decollo che sia percepibile per il cittadino, al cittadino, che è il nostro padrone, ricordiamolo sempre che è il nostro padrone, dobbiamo anche presentare i conti e dire: sentite che si è, ma come lo fa? Vogliamo assumerci la responsabilità di elevare il tono della tassa e dell'imposta? O dobbiamo forse ricorrere a altre situazioni che pongano riparo a un disastro finanziario annunciato? A me, illustre consigliere Iovinelle e illustre consigliere Russo, ho detto a Bartolo l'altra sera in un pourparlè molto così, a me Bellaccio non me l'ha consegnata nessuno, né mi hanno consegnato il paese di Bengodi, né mi hanno consegnato risorse tali da poter fare in modo che certe priorità che avevo individuato assieme a forze politiche non presenti in consiglio comunale mi hanno dovuto far rassegnare che l'unica priorità che aveva detto il sindaco, vale a dire il trasferimento degli uffici nel cuore della città, così come è dignitoso che sia, non è stato possibile farlo. E perché non è possibile farlo? Perché i soldi non ci stanno, ma non è solo per questo. Non è solo per questo. Perché questa sarebbe pura ipocrisia. Perché ci sono alcuni che si oppongono oltre a questi. Perché ci sono alcuni che si oppongono. Veniamo anche al dubbio. E allora in tutto questo. Vai terminare, e che a un certo punto, siccome la cosa aveva i suoi tempi e che purtroppo non era ancora pronto il progetto, io mi sono rassegnato, tra virgolette, a vederlo programmato per l'anno prossimo. Però voglio dire, e io vi chiedo perdono, perché io parlo una sola volta, parlo al colto e all'incritta, perché ci si renda conto che non si inseguono solamente obiettivi percepibili in termini, no, si inseguono obiettivi che segnino un approccio diverso alla politica, un approccio diverso della politica verso i cittadini. Un convincimento finalmente che noi come uomini politici, tra virgolette, dobbiamo molto recuperare nella pubblica considerazione, perché c'è un divario da colmare, e questo divario da colmare si realizza con comportamenti adeguati di tutti, e dobbiamo pretendere il massimo da noi stessi. Perché il richiamo che fa la Presidente del Consiglio a dire siate puntuali,
è anche il segno di un richiamo etico che dovrebbe appartenere a tutti quanti noi. Qui non ci sono prime donne che devono in qualche modo far vedere che arrivano in un certo... Non è riferibile certamente a questa sera, lo giuro sul mio onore e sui miei figli. Ma se tutti quanti noi incominciamo a capire che un comportamento della politica è figlio dei nostri comportamenti, di tutti quanti noi, e che arrivando a un certo punto ci sia il coraggio di porre problemi, ci sia la forza di esprimere opinioni, e quello appartiene a tanti, non sempre corretto. Ma dov'è un'idea della politica? Dov'è un'idea che noi diamo ai nostri cittadini, facciamo passare come buona, giusta, sentita? E se questo, per esempio, paese può reperire risorse, e allora il regolamento edilizio, primo bollino blu, Franco Papa vuol farti diventare sul cibo come orta da tempo. Scusate, è stato detto o non è stato detto? È stato detto. Qual è stato l'effetto? Ma noi dobbiamo anche porci il problema, per esempio, che se la ricchezza viene, ahimè, da certe cose, e può essere l'unico riferimento, non è che dobbiamo crocifiggere e bruciare in effigie ogni idea proposta per fare in modo che il comune incameri risorse e quindi le dispieghi a disposizione della cittadinanza. E quanti di noi lo fanno? Meno male che Caterina mi deve far vedere un biglietto, ma me lo dovrai far vedere, posso dirlo, no? Dopo il consiglio comunale, perché chissà che si sta pensando che io sto leggendo un biglietto che lei mi passa. Questo era però per passaggio. Questo per passaggio. E allora voglio dire. Prego. Allora voglio dire, questa belle signore, e anche tra gli spettatori, però ti stuzzicano immagini un poco piccanti. Perché, per cui qui, se pigli un'iniziativa sei ladro, se non la pigli sei un incapace, se arriva qualcosa sul tuo tavolo è chi ha buttato, questo è chi ha buttato, ma se posso sapere più che ancora che stiamo a fare, perdonateci un poco, e questo è figlio di che cosa? È figlio di una cultura politica, tra virgolette. E allora io dico, o noi ci mettiamo un poco, un gradino in su rispetto a questi argomenti, e ciascuno riscopre il senso del dovere, che per quanto ci riguarda è lavorare per questa amministrazione comunale, chi ha qualcos'altro da fare, navigare, deve navigare. Significa che quando ci si presenta Passini come consigliere comunale per fare gli assessori o altro, quella diventa la prima occupazione, perché è un'acquisizione di responsabilità pubblica e l'interesse pubblico viene sempre prima del privato. Quindi sulle situazioni in atto, certe cose che andiamo a leggere nei punti all'ordine del giorno e nel punto finale,